Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video su YouTube. Oggi sono qui con questo video abbastanza particolare perché non parlerò di nessuna novità Apple, di nessun prodotto nuovo, anche se vi ricordo che è in arrivo l'unboxing del nuovo iPad Pro quando mi arriverà, speriamo presto. Ma in realtà sono qui per parlarvi del mio primo prodotto Apple nuovo. In realtà non è il mio primo prodotto Apple in assoluto, perché in realtà ho avuto anche l'iPhone 3G, ho avuto l'iPhone 4, quindi in realtà non è il vero mio primo prodotto Apple, ma è il mio primo prodotto Apple ricevuto nuovo, quindi che ho spacchettato io, che ho aperto io per la prima volta e che ho usato io per la prima volta. Questo prodotto in realtà è stato il primo prodotto Apple per tantissime persone, ma anche magari nei modelli precedenti, ma soprattutto questo modello nella mia generazione è stato veramente molto desiderato da noi ragazzi, perché era tanta roba, ed è l'iPod Touch 5G. È attaccato al filo, scusate. Eccolo qua, l'iPod Touch 5G. iPod Touch uscito nel 2012, in realtà sì, nel 2012, con dentro il processore dell'iPhone 4S, quindi abbiamo la 5 se non erro. È uscito nello stesso anno dell'iPhone 5, quindi ecco perché era molto desiderato, perché all'epoca l'iPhone 5 era una cosa inarrivabile, almeno per me, e anche se poi l'anno successivo riuscii a prendere l'iPhone 5C e poi l'iPhone 5S. E quindi in quell'anno io chiesi ai miei genitori per il compleanno l'iPod Touch, ovviamente per farmelo prendere, cioè ragazzi, per un anno dietro praticamente. Infatti non l'ho presi proprio all'uscita, perché l'ho presi più o meno un 6 mesi dopo, e ragazzi è veramente stupendo ancora adesso. Tra le altre cose, Apple ancora vende l'iPod Touch sul sito Apple, e di questo ne vorrei parlare subito dopo. Vorrei dirvi se secondo me conviene ad oggi comprare un iPod Touch, ma parlando proprio di questo qui, direi che è veramente molto bello. Come vi ho detto, Apple vende ancora un iPod Touch e praticamente il design è lo stesso. L'iPod Touch non cambia design dal 2012. Lo devo tenere attaccato alla batteria, perché ragazzi, dopo tutti questi anni la batteria è fritta, dura 2 secondi, quindi adesso per esempio sta al... non riesco a vedere perché non me lo fa vedere. Vabbè, sta credo verso un 70%, e se lo staccassi si scaricherebbe nel giro di 5 minuti. Sopra non è più aggiornabile questo iPod Touch, perché ovviamente ha seguito il ciclo non dell'iPhone 5 ma del 4S, avendo il processore del 4S, e all'interno in questo momento io ho, vi dico subito, iOS 8.3, che non è l'ultimo che ha ricevuto, perché infatti ho anche la possibilità di aggiornarlo, solo che non lo faccio perché lo tengo con iOS 8.3. Questo iPod Touch l'ho preso rosso, d'altronde ragazzi, io il rosso è il mio colore preferito, quindi ecco, per esempio l'Apple Watch 6 l'ho preso rosso, e devo dire che è praticamente lo stesso identico rosso dell'Apple Watch, veramente non ci sono differenze, quindi è il classico product red di Apple. All'epoca Product Red praticamente produceva solamente solo l'iPod Touch rosso e l'iPod Nano, che ho anche quello, vi faccio vedere subito. iPod Nano, che è questo qui, anch'esso bellissimo. Questo qui all'epoca era di mia madre, ora vabbè, lo tengo io, e questo qui per esempio è ancora il 30 pin, quindi è ancora più vecchio. Non ricordo se uscì proprio l'anno prima di questo iPod Touch, che tra l'altro questo qui fu il primo iPod Touch, uno dei primi dispositivi in realtà con la porta, lo stacco un secondo, con la porta Lightning, quindi in realtà è stato uno dei primissimi dispositivi con questa porta qua, perché vi ricordo appunto il Lightning è uscito insieme all'iPhone 5. Come vi ho detto, questo qui è un iPod Touch particolare, perché è stato un iPod Touch storico, a mio modo di vedere. È stato il primo senza il retro specchiato, che si graffiava solamente a guardarlo, ed avevamo il nuovo alluminio, che ormai faceva parte della lineup Apple grazie all'iPhone 5. Design secondo me stupendo, è uno dei prodotti Apple più sottili mai prodotti, anche quello che abbiamo adesso in lineup, che è l'iPod Touch, mi sembra settima generazione, non vorrei dire cavolate, perché mi sembra dopo di questo uscì l'iPod Touch di sesta generazione, uguale esteticamente ma con il processore dell'iPhone 6 se non erro, e poi uscì il 7 con il processore dell'iPhone 7 sempre se non erro, e quindi sì, ora se voi andate a comprare un iPod Touch di settima generazione
è come se andreste a comprare un iPhone 7. Questo dispositivo è molto particolare perché uscì con iOS 6, quindi questo qui in realtà è stato il mio dispositivo con cui ho usato effettivamente il vecchio iOS con la vecchia grafica, per poi essere aggiornato ad iOS 7 e poi all'8, dove poi io l'ho fermato perché già l'anno dopo ho preso un iPhone, quindi diciamo l'utilità di questo dispositivo si andò a perdere. E infatti è tutto qui ad oggi, ragazzi. A chi consiglio di prendere un iPod Touch? A un ragazzo piccolo che a cui il genitore vuole comprare una cosa per cui giocare, perché effettivamente io lo usavo solamente per giocare e per sentirmi la musica con l'app storica all'epoca, iTube, che tra l'altro ho ancora installato, questa qui che vedete nel dock. Me ne vergogno perché adesso sono contro totalmente a questo tipo di metodi per ascoltare la musica. Ormai uso Apple Music da quando ho l'iPhone 6, quindi dal 2015, praticamente da quando è uscito Apple Music, ma all'epoca, ragazzi, non avevo soldi per farmi Apple Music e banalmente usavo iTunes, che tra l'altro voglio vedere se funziona ancora. E sì, funziona ancora, ragazzi, dentro ho ancora la mia vecchia musica, che ora non ascolto praticamente più, e ancora la vecchia grafica di iOS 6. Veramente è un salto nel passato per me ogni volta accendere questo dispositivo. Veramente ho tutti quanti i giochi, tra cui uno storico che ve lo faccio vedere subito, ovvero Flappy Bird, che potete notare qua, se riesco a mettere a fuoco, eccolo qua, Flappy Bird. Mi ricordo che quando fu ritirato dall'Apple Store io lo conservai perché ci fu la voce che diceva che chi aveva installato Flappy Bird poi poteva rivendere il suo dispositivo a centinaia e migliaia di euro, cosa che in realtà è successa, ma che ovviamente, ragazzi, è durata veramente veramente poco. Quindi, ragazzi, l'iPod Touch ad oggi non lo consiglio assolutamente di prenderlo. Tra l'altro, ho una curiosità: come potete notare, questo iPod Touch è stato l'ultimo e l'unico ad avercelo, ha questo bottoncino qui che, se premuto, si alza, come potete notare, e si poteva inserire in questi cosi, in questo cosetto, in questo bottone, dei laccetti. Incorporato con questo, avevo quello rosso che non so in realtà che fine abbia fatto, ma io comprai anche due laccetti, perché vendevano all'Apple una confezione a due laccetti, ovvero questa qua, ora anche un po' impolverata in realtà, e appunto comprai questa confezione, ma in realtà non l'aprì mai. Beh, pensate, costò ben 9 euro due laccetti, ragazzi, giuro, sono pezzi di silicone, ma fatto veramente così, cioè 9 euro, non lo spenderei mai più ora 9 euro, però vabbè. Ero un ragazzino e li ho presi bianco e verde, cosa che in realtà non c'entra una beata la cosiddetta con questo colore, magari ecco il bianco sì, ma il verde ok. Però non l'ho prima, e quindi ora ce l'ho belli qua incelefonati, un po' sì storti, ma è chiuso, qui la levetta è alzata ma non è tirata del tutto, e quindi sì, lo tengo qui giusto per. Quindi, ragazzi, sì, questo qui a tutti gli effetti fu il mio primo dispositivo Apple nuovo. Ci divertì un sacco veramente con questo iPod Touch, colui che mi ha fatto appassionare a questo mondo. E ovviamente all'epoca avevo insieme all'iPod Touch un altro telefono che era un Samsung Scraus, veramente brutto, e praticamente usavo solo questo, mentre il Samsung lo usavo solamente per telefonare, ovviamente. L'anno successivo invece fece il grande passo agli iPhone con il 5C prima e il 5S 6 mesi dopo. Vi ho parlato in realtà della fotocamera, ragazzi, vabbè, la fotocamera era veramente scrausa, era anche più scrausa del 4S mi sembra, oppure era proprio quella del 4S. Vabbè, per un ragazzino all'epoca andava più che bene, magari adesso, ecco, farei un pensierino su questo fatto. Per questo vi dico che insomma è un dispositivo veramente pensato ad oggi solo per ragazzi veramente piccoli, a cui ancora non si vuole dare un telefono in mano, ma comunque un iPod può benissimo contenere la loro voglia di avere un telefono. Ecco, detto questo, chi invece lo vuole prendere semplicemente per ascoltare musica, ragazzi, vale veramente la pena spendere sui 300 euro per ascoltare solo musica? Direi di no. Quindi, ragazzi, spero tanto che questo video vi abbia fatto piacere. Ditemi voi magari nei commenti qual è stato il vostro primo dispositivo Apple, e se magari è stato anche per voi un iPod Touch, magari anche il 4, che in realtà è stato quello un po' più diffuso, quello specchiato dietro che si graffiava solamente a guardarlo. Ma quando io andavo alle medie, questo qui era veramente, ti sentivi un re quasi ad averlo, ecco, eri il re della scuola, della classe. Quindi, ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Da me e dal mio iPod Touch 5 vi saluto, magari, ecco, mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!